nomina, diciamo, di Sarri allenatore della Juventus. Ieri c'è stato quasi una pompa magna di tutti i giornali sportivi della Juventus che l'ha annunciato dopo averlo criticato per anni. Ma guardi, io non so se sono la persona più adatta, perché io credo ancora forse alle favole, sarebbe ridicolo a 51 anni, magari un po' eccessivo, però continuo a essere un romantico e penso che anche nello sport, anche nel calcio, soprattutto, come dire, travolto anche dalla finanza, dagli affari, anche dagli scandali, ci sia ancora spazio per essere romantici. Quindi io non posso che esprimere tutta la mia delusione e amarezza, perché capisco che si è professionisti, però capisco anche che nella vita si può scegliere, in politica come nel calcio. Non posso dimenticare le frasi di Maurizio Sarri a proposito del palazzo e a proposito di tutte le cose. Quindi io continuo a ritenere che il movimento che è nato attorno a Sarri è stata una delle cose più belle degli ultimi anni. Sarrismo, gioia e rivoluzione. È Sarri che evidentemente ha fatto un'altra scelta e questo, come dire, dispiace, ma ne abbiamo, ormai ne vediamo tante, però non posso che nascondere, non posso non nascondere un dispiacere e una delusione, pur capendo tutto, perché credo che essere romantici evidentemente anche all'interno delle professioni, delle istituzioni, della politica diventa sempre più raro.